Matteo, dove siamo? Chi è questo signore? Questo qua è Luigi, il mio amico Luigi, e sono un 30-40 anni che lo conosco. Buongiorno a tutti. Oggi, ragazzi, siamo in mezzo al lago, vicino alle barche che stanno effettuando il campionato italiano. Gli stiamo di Mosca dalla barca. Di conseguenza non possiamo avvicinarci troppo perché sennò andiamo a disturbare la loro azione di pesca. E poi quando finiranno la manche andremo a vedere che tecnica hanno adoperato, perché questa veramente è una cosa particolare e anche curiosa, perché la mosca in lago si è evoluta molto, non è solo a secca, e hanno delle tecniche che andremo a vedere dopo molto carine. Forse quella barca lì c'è un pesce, forse. Sì, ha un pesce c'è quella barca lì. C'è in mano il guadino. Sì. Non so se tu riesci a vederla, ma ha un pesce. Sta per guadinare quello di destra. Ha messo il guadino davanti, quindi vuol dire sì. Un po' di nebbia non si vede. Praticamente sulla barca ci sono due pescatori che sono praticamente uno contro l'altro e si curano, no? Praticamente uno avversario dell'altro, uno certifica la cattura dell'altro e di conseguenza c'è un autocontrollo tra i due partecipanti, diciamo, della non gara. Non si possono fregare. Non si possono fregare. E devono misurare la trota, misurarla e rilasciarla correttamente. Quindi segnano sia la cattura sia la dimensione. La lunghezza del pesce. Sì. Che poi alla fine la classifica viene a fare la somma e quindi determinare chi è in testa, perché potrebbero essere a pari punti come numero di pesci, ma uno avere i pesci più grossi dell'altro. Ma sì. Che cos'è che volevi dire tu oggi? No, beh, io volevo dire un discorso che non c'entra niente con la gara, possiamo farlo in qualsiasi momento. Sì, parliamo piano perché sennò ci picchia. Ecco. Volevo dire cosa succederà durante le feste di Natale. Faremo anche noi una gara per il pesce più grosso, però a differenza dei soliti metodi butteremo solo pesci da 1 a 4 kg, non di più perché sennò non mangiano, pesci da 1 a 4 kg, ma dove misureremo la lunghezza e non quanto pesano. Quindi vincerà chi ce l'ha più lungo. Esatto. Chi avrà catturato il pesce di lunghezza maggiore. Io so già chi vince. quindi in palio alla fine di tutto questo una vacanza alle Seychelles. In Alto Adige. Bello, ma in periodo dei funghi o nel periodo... Lì uno sceglie lui dove andare. Vai in vacanza con te o con chi vuoi? No, con me no. Poi ci vuol venire con me. Nel periodo delle maniti o nel periodo dei porcini? Comunque Luigi, a parte tutto il fatto di avere una prova del campionato italiano da te, è grande soddisfazione, immagino. Sì, diciamo che anche ormai la terza edizione, perché è saltato i due anni del Covid, è la terza edizione che viene effettuata. Che fanno in questo lago, l'anno scorso con una formula diversa, l'hanno fatto da riva e poi la finale che ha determinato il campione d'Italia dalla barca. Invece questa volta hanno fatto solo dalla barca. Secondo me è molto più bello, soprattutto poi lo stanno facendo nel lago grande e non nel lago dove si pesca abitualmente no kill, quindi più interessante, più complicato, più tecnico e soprattutto i pesci molto ma molto più cattivi e sospettosi. Molto meno disponibili, molto sospettosi, esattamente. Questa è la cosa più importante. Chi è questo signore con questo cappello da scozzese? Questo è un signore della federazione. Esatto. Di conseguenza il signor Walter Quacchi è qui per illustrarci questa mattina un po' piena di nebbia. Che attività fa, diciamo, la categoria mosca, lago? Una specialità. È una specialità. Uh-huh. Qua ci sono i migliori pescatori, diciamo, della mosca. E lago, che si applicheranno le loro tecniche per poter prendere delle trote dalla barca, e il signor Walter ci spiegherà nei particolari
lo svolgimento di questo campionato italiano. Questo è un campionato italiano individuale in lago con la mosca, con la specialità usufruendo della barca. Praticamente pescano dalla barca. Gli iscritti sono 32, che vengono suddivisi in due settori da 16, praticamente a sorteggio. 16 pescano la mattina, 16 pescano il pomeriggio. Il giorno di oggi, domani i settori vengono invertiti, praticamente chi ha pescato questa mattina pescherà domani pomeriggio e viceversa. Praticamente sono 3 ore di gara, la mattina, 3 il pomeriggio e domani è uguale. Le trote vengono catturate, hanno dei fogli di segna cattura, viene segnata la cattura, in più viene misurata a millimetri, quindi riportano sul foglio la cattura e la lunghezza. E quanto è lunga? E la lunga. Poi la rilasciano. Alla fine verranno poi inseriti tutti i dati sul PC, catture, lunghezza, il PC farà la somma di tutte le cose e stilerà una classifica. E il campione d'Italia ha al diritto all'accesso al club azzurro. Esatto. Perfetto, e questo club azzurro contiene, diciamo, i migliori pescatori. Esatto. No? Su 32 ci sarà un club azzurro di 10 persone, esatto, di cui il commissario tecnico sceglierà la nazionale. Bravissimo. A seconda delle loro caratteristiche. Bravissimo. E delle caratteristiche di dove si effettuerà il campionato del mondo. Esatto. Le dirò di più, nei campionati mondiali le gare verranno svolte in lago, in torrente e anche in lago dalla barca, quindi questo è un campionato che così avvicina di più al sistema di pescare con la barca. Con la barca? Con la barca, perché non ci sono molte possibilità, molti laghi che ospitano questa... Esatto, e la cosa meravigliosa di questa struttura che noi conosciamo qui con Luigi, qui al Bellaria di Milano a Robbiano di Mediglia, è il fatto che loro possono allenarsi nello specchio d'acqua, diciamo, questo qua è il primo lago, no? Esatto. E poi, e infatti i pescatori che noi stiamo vedendo si stanno allenando perché stanno aspettando il loro turno pomeridiano per poter poi dopo confrontarsi in gara nel lago più grande, esatto, dalla parte più grande. Esatto. Di conseguenza sono qui ad allenarsi, a provare le loro lenze per poi applicare quello che riescono a capire in gara nel lago più grosso. Perfetto. Ecco, solo una struttura così può dare una completezza tecnica e anche un allenamento durante la giornata stessa. Merito in futuro per poi questi campionati mondiali che vengono divisi in questi settori, un po' in lago, dalla riva, un po' in lago con la barca, o in torrente, dipende dove verranno svolti. Sì, sì. Ecco questo. E qui c'è un allenamento. Esatto. Lei di dov'è originario? Io? Sì. Di Vercelli. Allora, mi fa gli auguri di Natale in vercellese. Tanti auguri in italiano. Roby, adesso andiamo da Andrea, il Berry, che ci spiegherà le tecniche della trota lago dalla barca, soprattutto le esche e che cosa simulano. Ciao Berry. Buongiorno a tutti. Allora Berry, dai, illuminaci, perché noi siamo dei neofiti di questa pesca, di conseguenza abbiamo bisogno che tu ci apri gli orizzonti. Quest'anno fondamentalmente i pesci sono alti, quindi utilizzeremo o delle esche di reazione, degli streamerini piccoli, leggeri, con delle code sempre abbastanza alte, quindi o delle mid tip o delle intermedie slow, al massimo a fast come affondamenti, oppure una cosa che rende tantissimo in questo lago è la pesca che gli inglesi chiamano washing line, ovvero una pesca di superficie con un'esca che può essere questa,
in punta che tiene a galla il tutto e delle ninfette di bracciolo usate con delle code galleggianti o al massimo midge tip. Le ninfe possono essere queste, che si chiamano di Owlback. Ecco, praticamente quanti ami puoi mettere nelle tre finali? Tre. Ecco, un massimo, il regolamento prevede un massimo di tre mosche. Poi uno può scegliere se pescare con una, con due o con tre. Queste ninfe. Ecco, come si tende a fare, diciamo, la lenza? Con una più visibile, due più piccole o tutte e tre visibili? E qual è il segreto di queste? Dipende cosa quel giorno, quel periodo, in quel lago, in quel posto il pesce vuole. Può essere valido tutto quanto. Il pesce può avere un atteggiamento più naturale, quindi mangiare più queste ninfe. Può essere più da vasca, più da allevamento e mangiare queste cose assolutamente non naturali. I pesci vengono anche alimentati o mantenuti a pellet, puoi usare cose di questo tipo. Esatto. Che hanno, insomma, se vogliamo, un poco a che fare con una pesca mosca vera e propria, però nei laghetti a volte, se si vuole far curvare la canna, bisogna utilizzarli. Quindi Teone, Andrea ha specificato proprio tutto, abbiamo capito tutto praticamente. Eh sì, Andrea, guarda, io non ne conosco niente, ogni tanto pesco, faccio qualche lancio, però effettivamente quello che tra pescatori si capisce è che è andato sul particolare dell'esca, diciamo, quella classica, no? Quella da prendere, da caccia, che può essere il pellet, che può essere un'esca visibile, e poi ha fatto una grande distinzione da ottimo, non sta a me giudicare, ma da conoscitore, che a volte ci vuole anche l'esca fine, cioè la ninfa, quella un po' più naturale, perché le trote, sicuramente ci sono delle trote, diciamo, nuove, che sono abituate a mangiare il pellet, però ci sono quelle vecchie, di conseguenza quelle lì si fanno ingannare con delle esche un po' più naturali, che magari stazionano sulla superficie dell'acqua, ancora qualche ninfa, e quello che fa la differenza cos'è sempre di un campione, come penso siano tutti i componenti di questa gara. Cos'è? È che bisogna prendere sì quelle che prendono tutti, ma la differenza la fanno quelle più furbe, quelle che poi ti danno il vantaggio, quelle che poi ti fanno svoltare la gara. E queste sono le due chicche che il Barry ci ha illustrato. Possiamo dire che Barry è un moscologo? Come si dice in gergo vostro? Meglio che non te lo dico. Forse sono più moscologo io, perché pesco con i bigattini, allora lì era larva di mosca carnaria, e allora invece loro, sai, la sage. La pesca in lago è molto varia, probabilmente più varia di quanto lo sia la pesca in fiume, probabilmente. È molto bella la pesca in mosca in lago. Meno famosa, meno seguita rispetto alla pesca in torrente in fiume, ma secondo me erroneamente. La pesca in lago a mosca è molto bella. Ragazzi, comunque una cosa traspare, che in ogni disciplina c'è una poesia che prende il cuore di tutti i pescatori. E anche in Barry, in questo, abbiamo notato questa sensibilità del pescatore formato, che prende tutti noi pescatori, qualsiasi disciplina, che è quella che ci fa alzare presto al mattino, è quello, l'imprevisto, l'interpretazione, è quello che ci dà la vita e ci dà la forza di affrontare ogni giorno di pesca con una serenità particolare. C'ho il batticuore. Grande Barry. Grazie. Grazie, grazie a te. Grande. Ciao a tutti. Ciao. Roby, ma cosa stai inquadrando? Ero perso. Sai chi sono questi qua? No. Sono quelli che hanno pescato due giorni in gara. E sono i monelli della,
della mosca, no? E stanno aspettando l'ultimo raggio di luce per prendere l'ultima, come facciamo le chiusure noi, no? Ecco, eccoli qua, guarda, hanno pescato due giorni e sono qui, sono quelli che hanno fatto il turno del mattino che sono fermi a pomeriggio, no? Guardali qua, sono lì che in competizione l'uno con l'altro anche alle 5 di pomeriggio della domenica. Oggi si conclude e conosceremo il campione d'Italia della trota Lago Mosca dalla barca. È stata una bella manifestazione con due giorni, una con un sacco di nebbia, oggi con un sacco di nuvole, coperto, di conseguenza delle situazioni abbastanza estreme per questo tipo di pesca, però comunque 8 pesci in gara sono stati presi, 8, 6, 5, se la sono combattuta, adesso vediamo chi sarà il vincitore. Fine gara! Nicolò, complimenti! Grazie mille! Campione d'Italia 2022, pesca a mosca dalla barca. Vero, tutto vero, finalmente. Sei contento? Assolutamente. Bene, bene. Devi solo spiegarmi per i nostri amici la coda, okay, la lunghezza della canna, cosa hai adoperato di esche. Raccontaci in breve come hai affrontato questi due giorni di prova. Ok, ho usato una canna, una 10 piedi, coda fetta. Ho utilizzato una coda intermedia, i pesci erano leggermente sotto il pelo dell'acqua, due streamer, recupero un po' veloce e per fortuna si attaccavano. Bene, ma erano più nel sottorivo o erano nel centro lago? Erano un po' verso il centro lago, però comunque il pesce ha risposto molto bene, possiamo dirlo, era un po' ovunque, però principalmente in centro al lago. Benissimo. E questi streamer di che colore erano? Come li hai intercalati nel calamento? Tre, a due, a uno, come hai pescato? Ho pescato sempre con due streamer, colore bianco, nero. La pesca poi era così, per fortuna l'hai azzeccata. L'ho azzeccata, sì, assolutamente. Nicolò, complimenti ancora. Grazie mille. Grazie. Grazie mille. Ciao, amici di Arizona, anche questa è fatta. Un saluto agli amici di Arizona TV, grazie a tutti, ciao, ciao, ciao.